Para una gallina. Vicini vicini. Cadi giù. Sì, beh. Mi hai sentito? No, che? Guarda, ospedale, è la nostra uscita. Andiamo su. No, vabbè, raga, la puntata precedente, o il capitolo precedente, non poteva finire in un modo migliore. Veramente le lacrime agli occhi. Quello fa capire veramente il rapporto di fra Joel ed Ellie, come sta mutando, cioè... Troppo bello, proprio la pelle d'oca ogni volta che vedo quel filmato, qualcosa di spettacolare, un capolavoro. Oh, certo, è un'ottima idea. Ellie è più silenziosa del solito, sembra pensierosa. È l'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. C'è una scala. Potremmo usare quella scala. Ci siamo. Ellie? Cosa? La scala, dai. Giusto. Forse riguarda questo fatto delle luci, che stiamo andando all'ospedale per fare sta roba. Che Ellie è immune, quindi potrebbe essere... la soluzione per un antidoto. Però Ellie principalmente, ma sembra come se... Che succede? Ecco, ma è successo qualcosa. Ellie! Che ha trovato? Però anche Joel non è diverso, cioè... Questo devi vederlo. Ah, le giraffe. Le giraffon. Shh, non spaventarla. Va bene, va bene. No, no, chi la spaventa? E cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Che belli questi momenti. Vieni, sono qui quel genere di momenti che in questo forza. Gioco spaccano proprio. Cioè, distolgono proprio l'azione dalla calma. La pace eterna. Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Oh, mamma mi sfondava la porta in faccia. Ma guarda, quante ce ne sono. Stupendo. Bel paesaggio. Allora? È interessante come ti aspettavi. Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Che è successo? Ehi, questo pensiero qui che ha detto Joel mi ricorda anche quando stavamo con Tess, che ha detto: è tutto come te l'aspettavi? E lì risponde: non ho ancora un verdetto, ma la vista è stupenda. È molto simile a quel discorso lì.
Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. Quello che dice Ellie è giusto. Uno dice, abbiamo fatto tutta sta strada, tutte ste peripezie, andremo ovunque tu. Tutto sti casini, alla fine decidiamo di mollare. Perciò muoviamoci e facciamola finita. E ritorniamo da Tommy, come se non avessimo fatto niente. Cioè, sarà stato tutto inutile. Si vede come Joel non è molto sicuro di fare questa cosa. Perché ci tiene. Cioè, adesso veramente ci tiene molto a Ellie. Si vede come è cambiato da così a così il loro rapporto. Cioè, proprio si è capovolta la frittata. In meglio però, precipitato. Ma questo non l'ha passata bene, eh. Sarà morto mentre stava cagando, che ne so. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sottosopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara. Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Ci sono dei discorsi che vale la pena ascoltarli. Vi toccano il cuore. La Naughty Dog è geniale. Ho iniziato a giocare quando avevano messo la PlayStation 3 con due giochi. Gran Turismo. Livello 5. Uncharted 3. L'inganno di Drake. Giocai tutti e due i giochi, ovviamente. Però Uncharted 3 mi piacque moltissimo. Tant'è che poi scelsi oltretutto di comprare altri giochi successivamente. Uncharted 1, il primo, il secondo, l'ho giocato un po' così, non in ordine però, ma va quanti colpi che possiamo sparare. Vabbè, andiamo. Ehi, Joel, ho qualcosa per te. Tieni, me l'ha mostrata Maria. In mezzo ai fiorellini poi. L'ho rubata, spero non ti dispiaccia. No, vabbè, personaggio bellissimo, veramente. Tutte e due. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Da Tommy, non l'ha voluta. L'ha data a Ellie, perché ha delle lacrime agli occhi. Comunque, scommetto proprio che dobbiamo andare da sta parte. Perché è l'unica strada. No. Ho sentito bene? Che so, tutti questi rumori molesti, lo sapevo io. Sono clicker, per la gioia di tutte e due, sono i clicker! E non solo, c'è anche un bluter! Stiamo scherzando, o a meno che mi sto sbagliando, andatevene proprio a quel paese. Eh? Non ci avrà mica visti! Vicini, vicini! Bruciate! Ma è morto! Sì, beh, fiu! Come fai a prevedere i colpi di questi scemi? No, io veramente non li capisco, Sto sprecando frecce così. Non l'ho colpito. Che da quel paese ho sprecato tutte ste frecce. Me ne ha pure scassate. Ma comunque ce n'è di schifo qua giù, eh. Vabbè. Questo lei vuole. Due blu. No, state scherzando. E con quello di prima ne sono tre. E fate proprio schifo. Fate quello di. Vai mo, vai. Non me ne frega niente, vai. Ho trovato questo. Infiammiamoli tutti. Arrosto stasera.
No, sta zitta! No! Ah! No, però io sono deficiente. Ah! Brava, brava! Veloce! Ma chiami da Cus! Ciao, buonanotte! No? No? Oh, cavoli! Di Bruxelles! Cadi giù! E fate un bel volo! E beccatevi questi! Purtroppo quello che non volevo fare era proprio sprecare tutte ste cose. E in fondo ho sprecato un bel po' di materiali che non era necessario. Meno male che non hanno chiamato i clicker quello che stanno più dietro. Occhio là sotto! Io quel m'aspettavo. Che so tutti sti rumori? È qualcuno che sta russando? Non ho capito. Oh, 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 oh. Sto male, te. Ah, non puoi uscire. Para una gallina. Tra quel paese mi hai fatto sprecare un colpo così. Splendido. Davvero splendido. È in compenso che abbiamo trovati qui. Vedo proprio che non si può entrare, vero? Vabbè, tanto abbiamo ammazzato quello. A meno che non c'è qualcun altro, ma non credo. Va bene. Dammi il piede. Ok. Dai. Apri quella porta! Mi sa... Cioè, o sono quelli da lontano... Probabilmente qua dobbiamo utilizzare... Lo sapevo io. Non poteva certo andarci meglio. E comunque, qua abbiamo un altro tavolo. Che... Non so, magari potremmo fare delle modifiche. 199. A noi cosa potrebbe servire di più? E rifacciamo la canna lunga. Non saprei, mettiamo qualcosa di silenzioso. Sì, sì. È proprio lui, l'ospedale. Solo che dobbiamo attraversare sta parte. Però sarebbe meglio prendere un po' più di fiato. Lui non è niente, sono morti questi. In mezzo ai condotti. Proprio mi ricorda Uncharted 3. 4. Posso andare? Mi ci ho messo sopra. Dovrebbe riuscire a salire già da qui. Ok. Sì, sì, indietro di così. Signore e signori? È diventato un ponte, non più una scala. Anzi, andiamo veloce che capace. Guarda il nostro ospedale. Vado avanti io. Tu seguimi. Beh, promettente. Madonna. Ellie, per favore, sarà meglio andare piano. No, sono uno stupido. Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Adesso sì, prima no, non potevo prenderti. Visto? Fatto un fail. Ma facciamo come una gratta al cielo. Perfetto. Ellie, muoviti. Veloce, veloce, veloce. Sono i soli, soli. Ma pensate, ma come cacchio l'attaccano, ste rulle? Brutto figlio di puttana. Dai. Vai. Vai, 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 vai. Pure. Oh, attaccano tutto in modo strano, eh. No, 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 no. Non fare sta cosa, Ellie, per favore. Vai. Veloce, veloce. Ellie è in pericolo, mo affoga. No, 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 no. Joel, muoviti, muoviti. Non c'è tempo da perdere, la dobbiamo prendere. Dai, che stiamo morendo pure noi. Thank you.
Mani in alto! Non lo spida. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo!